due del video dello squishy della televisione. Allora, dopo aver appunto tagliato i bicchieri in piccoli pezzi, andremo a metterli nel nostro squishy per fare il riempimento. Allora, mettiamo i pezzetti. Ok. Guardate così. In fondo. Ma mi sa che ne ho fatti anche un po' di più perché si sta riempendo, ragazzi. Raccogliamo tutti. Ok, vedrai. Ci sono questi qui. Sì, li metterò tutti così per essere più squisciosi, ragazzi. Più ce n'è meglio è, no? Vabbè, già bastano quelli là. No, ma se ci vanno glieli metterò tutti. Si sono persi, mannaggia. Vabbè, raccogliamoli dopo aver ripreso le nostre pecorelle. Le pecore. Le pecorelle, no? Ok. Aspetta, prendiamo tutti i pezzi. Ok. Perfetto, li ho finito di riempirlo dopo. Dopo andiamo poi a richiudere l'apertura con lo scotch. Con lo scotch. Ok, eccoci. Ok, l'apertura. Ok, abbiamo stoppato. Un altro questo scotch. No. Scusate, a me è da solo, è un po' strano. Vabbè, da solo. Mi sei da solo, vabbè. Adesso l'importante è per la nostra striscia di scotch a nostra disposizione. Mettiamolo su tutta la... Oh no, mi sono caduta ancora. Vabbè, no. Tanto... No, è importante. Ok. Vuole. Chiudiamo bene l'apertura e mettiamoci lo scotch. Perfetto. Poi tagliamo l'eccesso. E così. Ottimo. Ricordate di chiudere bene l'apertura, altrimenti se ci sono buchi d'aria l'effetto squishy non c'è. E niente, questo è l'effetto finale delle squishy. Sì, guardate che bello. È così squishoso. Ok, allora il nostro video finisce qui. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale. Attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!